cominciano gli accertamenti irripetibili per il tragico incidente ferroviario che ha portato alla morte di 5 operai a Brandizzo, nel Vercellese, la notte tra il 30 e il 31 agosto scorsi. Un esperto informatico della Guardia di Finanza dovrà analizzare le scatole nere del treno che ha investito le vittime. Dal loro studio si potranno ricavare le tracce dell'intero viaggio del convoglio, formato da 11 vagoni vuoti e transitato a una velocità di 150 km orari con semaforo verde. Sarà poi la volta di 2 tablet aziendali in dotazione ai macchinisti del treno, non indagati, e quindi di 2 smartphone appartenenti ad altrettante vittime, Giuseppe Aversa e Giuseppe Saverio Lombardo, ritrovati funzionanti, pur se notevolmente danneggiati. Ieri sera nel Duomo di Vercelli, una affollata veglia di preghiera ha ricordato i defunti nella sciagura per chiedere a Dio consolazione e a tutti maggior rispetto per la dignità della vita. E il Capo dello Stato, in un messaggio per l'avvio del corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha ricordato i troppi incidenti e i decessi sul lavoro come ferite per le famiglie e la società. Lavorare non è morire, ha scritto Mattarella. Quello che stiamo facendo ancora non è abbastanza.